Empoli e finalmente è arrivata la bicicletta più attesa dell'anno, la Moterra di Cannondale. La Moterra che cos'è? È la prima ammortizzata che Cannondale ha fatto di alta gamma. Questa è la Moterra 3, quella è anche un prezzo veramente veramente interessante. E la cosa notevole che ha fatto Cannondale è che ha inglobato nel telaio sia la batteria e il motore Bosch CX Performance, che è il miglior motore sia a livello di immagine, sia a livello di potenza, sia anche a livello di autonomia rispetto alle altre marche che monta, diciamo, la concorrenza. Però vi volevamo far vedere appunto i particolari di questa bici. Infatti, perché questa è la bicicletta più attesa e sarà sicuramente la più venduta del prossimo anno, anche se noi siamo contenti che Cannondale ce l'ha mandata in anticipo rispetto agli altri rivenditori, infatti molti l'avranno nel 2017 e già ora noi invece nel 2016 ve le possiamo già consegnare. Infatti già questa settimana ne arriveranno altre 3 o 4 di queste qui. Che cosa ha di particolare da questa bicicletta? Perché è così interessante e fa sembrare più vecchie le altre bici? Oltre a aver fatto sparire il motore e la batteria Bosch, ha già la particolarità delle ruote Plus di 27,5, quindi pur avendo un 130 di escursione come ha questa bicicletta, con queste ruote, con gli altri 3 cm di escursione di queste ruote, si arriva a 160 ed è tutto un altro comfort e un'altra guidabilità. Inoltre questa bicicletta qui è particolarmente interessante la geometria, perché su tutte le biciclette motorizzate Bosch o motorizzate Brose o altri motori hanno dei carri piuttosto lunghi posteriormente, quindi la fanno un po' meno guidabile delle biammortizzate tradizionali, mentre invece sulla Moterra sono riusciti, inclinando leggermente il motore all'insù, mettendo la batteria sotto, ad avere un carro più corto come le biciclette tradizionali, e inoltre sono riusciti a mettere la batteria più in basso rispetto che alle tradizionali. Quindi che cosa va? Ha un baricentro bassissimo, una maneggevolezza esemplare. Il motore si vede per l'appunto, o non si vede, da soprastella pare di essere su una bicicletta normale. E inoltre un'altra particolarità bella della Moterra è che è una delle pochissime ammortizzate dove c'è già anche la predisposizione per la borraccia. Poi, che dirvi, non vi rimane che venire qui a provarle da noi, che sono già disponibili già nell'anno 2016 i modelli appunto 2017. Comunque, se volete venire a provarla, arriverà anche il bike test di questa bici a momenti, venite a Empoli alla Boschin Bike a trovarci. Un saluto da Alessandro della Boschin Bike di Empoli. Ciao!